Conosco, credo, tutto quello che è normale conoscere, avendo vissuto a Bologna in Emilia negli ultimi 40 anni praticamente. Non ho legami particolari, nel senso con Modena non mi sembra di ricordare di avere amici o frequentazioni, però ecco, sono venuto tante volte da turista, abbiamo lavorato insieme con i colleghi. Sono interessata a tutto quello che succede a Modena, che ha rilievo qui nella regione. Quindi, e poi, forse vi accennavo prima, frequento la montagna quasi modenese perché sostanzialmente sono lì al confine con Zocca e Montese dove vado spesso. Se dovesse definirsi, definire se stesso come procuratore, qual è la Sì. sua cifra? Qual è il suo modo di lavorare? Non lo so, io ho sempre pensato che il nostro lavoro era relativamente semplice perché dovevamo seguire le leggi. Io mi sono sempre regolato in questa maniera, cerco di vedere e parlare con tutti e quando bisogna decidere e scegliere bisogna applicare le norme. Poi ci vuole, penso, buon senso, ma sostanzialmente il nostro compito è quello di far rispettare la legalità e questo è, non so se è la mia cifra, penso che sia quella di tutti i magistrati. Sotto l'aspetto delle varie questioni, dei temi fondanti di cui la Procura si è occupata negli ultimi periodi, la sua esperienza in regione è sicuramente l'ha portata a conoscere una realtà, anche altre realtà emiliano-romagnole che come tali sono molto simili a quelle di Modena. Modena la definisce una realtà complessa, lei, sotto il profilo anche della criminalità organizzata, insomma, di tante inchieste che sono sul tavolo della Procura adesso. Tutti i posti sono complessi, però sicuramente Modena ha una sua complessità, ha un aspetto di presenza di criminalità organizzata che non è presente nella stessa maniera in tutte le province emiliane, ha una sua caratteristica specifica, non a caso sono stati fatti dei processi che hanno a che fare proprio con la criminalità organizzata più radicata in zona di Modena, quindi in particolare ci sono sostanzialmente i casalesi come soggetti principali di allarme o di pericolo. In questo senso sicuramente c'è una complessità particolare di Modena rispetto alle altre città emiliane. Anche quei reati finanziari. I reati finanziari forse non sono una specifica di Modena, tutta l'Emilia è una realtà ricca, organizzata, strutturata e quindi ci sono problemi sicuramente a Bologna, sicuramente a Parma ce ne sono stati e anche a Modena, anche di questo ci si deve occupare naturalmente. Il suo rapporto con l'avvocatura? Il più buono possibile, come vi dicevo io. Penso che l'avvocatura sia una parte essenziale della realizzazione, della messa in pratica della giurisdizione, quindi c'è bisogno di colloquio, di sentirsi, di parlarsi, di chiarire i problemi e se possibile di risolverli insieme. Parlare con il presidente del tribunale, che per fortuna è un amico che ci conosciamo da tanti anni, abbiamo sempre collaborato bene insieme. E lui mi ha cominciato a parlare di questo problema. Sicuramente sono interessato anch'io, se possibile, alla risoluzione in una maniera definitiva di questa questione delle sedi degli uffici giudiziari e tendenzialmente, se possibile, a trovare una sede unica per tutti gli uffici giudiziari.